10:02, benvenuti a TG2 Insieme. Allora, oggi è mercoledì, quindi siamo in mezzo alla settimana, vi faremo compagnia fino alle 11, sapete, come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Oggi c'è un argomento di cui vogliamo parlare. Io vi presento immediatamente gli ospiti, perché oltre a essere un problema medico, per i bambini tra l'altro, è anche un problema sociale. Capiremo meglio perché, ovviamente, vi presento gli ospiti. Grazie di essere qui. Intanto a Riccardo Maggi, oculista pediatrico ospedale Bambino Gesù di Roma, ovviamente. Poi Cecilia Mattavelli, una mamma, perché noi vogliamo parlare oggi di cataratta dei bambini. E poi grazie ad essere che è venuto qui con noi a TG2 Insieme, Alberto Mazzi, presidente Associazione Cataratta Congenita. Nel caso dei bambini affetti da cataratta congenita è quasi la normalità. Noi abbiamo fatto 18 anestesie e 18 trasferte a Milano, purtroppo, dove il bambino viene seguito. Ecco, allora io Antonio voglio passare al nostro medico, ovvero a Riccardo Maggi, no? Oculista, abbiamo detto, pediatrico, ospedale Bambino Gesù. Intanto, proprio rapidamente, che cos'è la cataratta congenita? E poi noi siamo abituati a legare questo termine alle persone adulte, spesso anziani, invece ci sono tanti bambini. Esattamente, la cataratta apparentemente è uguale nell'adulto e nel bambino, invece c'è una profonda differenza, perché la cataratta congenita insorge o alla nascita o nei primissimi mesi di vita, e questo crea problemi sullo sviluppo sensoriale del bambino, perché noi vediamo con il cervello apprende a vedere nei primissimi mesi di vita, quindi è cruciale ottenere un asse visivo trasparente in questo periodo. Nell'adulto, nel quale questo processo è già avvenuto, quindi la vista si è sviluppata, noi possiamo rimuovere una cataratta anche dopo 20 o 30 o 40 anni, il giorno dopo l'intervento la vista torna a quella di prima. Nel bambino no, ecco. È cruciale la rapidità e quindi l'intervento va eseguito entro il secondo mese di vita nelle forme monolaterali ed entro il terzo mese per le bilaterali. Dottor Maggi, volevo chiederle questo, intanto come è possibile fare una prevenzione rapida in un bambino appena nato? Come si fa? È possibile intanto? È senz'altro possibile, anzi è doveroso. Ci sono tre tempi fondamentali nella gestione di un bambino con cataratta, diversi da quelli nell'adulto. Il primo, come diceva giustamente lei, è una diagnosi precocissima, esatto, al quale deve seguire un intervento precocissimo entro il secondo o terzo mese di vita. Il secondo tempo è quello chirurgico, che deve avere delle tecniche diverse da quelle dell'adulto. E il terzo, altrettanto importante, è la fase della riabilitazione. E in quest'ottica noi abbiamo aperto da 2 anni, presso il Bambino Gesù di Santa Marinella, un centro di riabilitazione visiva proprio dedicato a queste patologie. La diagnosi precoce può essere fatta attraverso l'uso di uno strumento semplicissimo, che è un oftalmoscopio diretto. Noi ovvero tutti... questo come viene fatta? Direttamente sul, diciamo, sull'occhio del bambino in modo molto rapido, che non dà dolore, no? Questo è un oftalmoscopio diretto, è uno strumento molto semplice con il quale noi illuminiamo le pupille di un bambino neonato. Tutti noi abbiamo visto delle fotografie fatte col flash nel quale compare il riflesso rosso dalla pupilla delle persone. Quello è il riflesso che noi andiamo a cercare con questo strumento. Quando manca questo riflesso, noi dobbiamo temere una cataratta congenita.